Anche quest'anno l'evento si è concluso nel migliore dei modi. Siamo orgogliosi di vedere come persone propositive che si impegnano quotidianamente per la crescita di questo paese e allo stesso tempo si adoperano per il bene comune, siano riusciti a mettere in campo tutta una serie di iniziative come appunto la sesta edizione di Borgo Fight, volte a promuovere lo sport anche sul piano sociale. Questo dimostra che c'è voglia di ripartire, di ricominciare, nonostante le varie difficoltà legate alla pandemia, e come amministrazione comunale, ma allo stesso tempo anche in qualità di membro dell'SD Officina 84, voglio davvero complimentarmi con il presidente Ivano Siviero e con tutti i suoi ragazzi e i colleghi dell'associazione, per essersi impegnati e per aver dimostrato che nonostante le dovute restrizioni, quando c'è comunque voglia di fare rete, di impegnarsi per il bene comune, l'evento di oggi ne è la piena dimostrazione. Quindi di nuovo complimenti a loro e continueremo chiaramente volta per volta ad impegnarci, ad assicurare il nostro supporto come amministrazione nei confronti di tutte le associazioni locali, proprio per la promozione di iniziative volte alla crescita della nostra comunità. Come presidente regionale OPES sono felice di aver dato anche quest'anno un contributo sia nella relazione con tutto il circuito del Fight Clubbing, ma anche con la seconda edizione del Borgo Fight, una manifestazione che sta crescendo, che mette in luce anche la bellezza di un comune tra virgolette piccolo come quello di Monte Orisio, che però ha tanto da offrire, e manifestazioni di questo tipo garantiscono anche alla cittadinanza di poter usufruire di uno spettacolo di altissimo livello, perché oggi sul ring abbiamo visto sia atleti in stato di avviamento sia atleti invece di caratura già nazionale e in qualche caso internazionale, quindi di assoluto prestigio. Chiaramente il plauso va all'organizzazione nella figura di Ivano, di Andrea Saggi e di tutti quelli che hanno lavorato per realizzare questo spettacolo sportivo, e all'amministrazione comunale che come al solito si fa trovare pronta nel recepire questi stimoli e fornire tutti gli strumenti necessari alla valorizzazione del territorio e dell'evento stesso. Andrea Saggi, tra gli organizzatori di Borgo Fight, sei in Calitermi insieme a Ivano Siviero, anche questa volta bellissima manifestazione della piazza di Monte Orisio, patrocinata anche dal comune stesso di Monte Orisio, e hanno risposto presente tanti atleti di grande livello. Assolutamente sì, siamo alla sesta edizione di Borgo Fight, quale sta iniziando tantissimo, è un evento che sta crescendo di edizione in edizione, e tutto questo è stato possibile anche grazie al sindaco che ha sposato dietro la causa e sono stati premiati, perché oggi per la prima volta la leggenda mondiale che One ha scelto special guest dell'evento, quindi vedere toccare con mano degli atleti di questo livello in un evento così, secondo me è un motivo di orgoglio per cui Ivano e tutto il comune di Monte devono essere meravigliosi, e auspichiamo che si dicessero anni e poi perché no il migliore atleta che combatte qui avrà la possibilità di combattere lasciamo entusiasmo, bravo.
comune di sponsor e allo staff Fight Clapping che ci ha dato questa possibilità. Ma senza dimenticare che il vero ideatore di questa grande promozione si vedrà che ogni anno si migliora cercando di promuovere uno sport che ricordiamo, perché è importante ricordarlo, è patrimonio dell'UNESCO. Siamo diventati da poco disciplinari. Quindi vedere anche un piccolo corpo della centinaia la volontà di credere, di lavorare per i sogni di questi ragazzi non può che fare onore alla città, cittadella intera e a Ivano che si impegna quotidianamente a promuovere l'attività e i sogni della sua vita. Io mi occupo di promozione di questo sport da 15 anni. Siamo appena tornati da Roma, dal collegiale della squadra nazionale italiana, a breve impegnato nella battaglia dal 5 al 12 dicembre. E, cosa dire, veniamo da Acqua Cetosa, abbiamo fatto 4 seminari con la nazionale, siamo messi subito in macchina, veniamo qui e ripartiamo per combattere. Quello che è importante per noi è cercare di creare opportunità attraverso questa disciplina che per quanto l'apparenza dura è regolamentata e concentra l'energia dei nostri ragazzi in uno sport, in un'arte marziale che è sana, anziché tenerli sbagliati nelle vie, insomma, centralizzare l'energia dei nostri giovani, perché ricordiamo abbiamo solo loro il futuro, hanno tantissima energia e va vincolata, va incanalata, altrimenti c'è il rischio di dispersione. Ci tenevo a dirlo perché credo che svolgiamo tutti un lavoro sociale in questo senso, all'interno delle strutture e anche al di fuori. Garganese Paolo, ci dici qualcosa su come è andata questa serata e com'è l'atmosfera di Gorgo Fight in generale per questa sesta edizione? La serata è stata davvero molto emozionante, l'evento è stato ben organizzato e il match che ho fatto è stato un'ottima atleta. Sinceramente dopo il periodo Covid, dopo 2 anni di fermo, mi sono divertito davvero tanto, quindi sono davvero molto soddisfatto. Conoscevo anche l'avversario, ci allenavamo insieme e comunque siamo tutti sulla stessa nave, oltre quota del maestro siciliano, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto. Un gran bel evento, un ringraziamento ad Andrea Saggi e Silvio Rivano che sono gli organizzatori e niente. Voi vi fermate spesso anche a vedere gli altri incontri, c'è proprio passione alla base, mi piace. Beh, lo sport diciamo che viene sotto questo, poi ogni match che noi vediamo è un modo per arricchirci, specialmente se si tratta di professionisti che si stanno esibendo in questo momento, quindi... Ecco, voi siete allenati da uno dei più forti, che è Siciliano, che onore è e che garanzie vi dà essere allenati da uno di voi, anche sotto il punto di vista forse psico, fisico? La fama del maestro Siciliano è probabilmente non ha bisogno di e l'atmosfera che si respira anche in sala e l'atmosfera di serietà e di massima disciplina, oltre allo scherzo, però quando si va lì per lavorare si lavora come si deve e i risultati dei fratelli si vedono. Ci sono già altri appuntamenti a cui dovrete partecipare a breve? No, il tuo corpo ha sicuramente degli appuntamenti già prefissati, io ancora personalmente per quanto mi riguarda non lo so, però sicuramente avrò da fare, ora dalla sezione.